Oh mio Dio, ma che cazzo! Che cavolo è successo qui? Qualcuno ha fatto fuori il mercante. Ma di giorno anche. E qui dove c'è la torcia che qualcuno l'ha rimossa. Oh mio Dio. Ma è attivo anche di giorno, quindi. Cavolo. No, ok. Avete visto che cavolo è successo qua? Mi sa che i problemi stanno proprio iniziando ora. Allora, quei villager non devono incastrarsi là. Perché sennò di notte non riusciranno ovviamente a salvarsi. Quindi qui dobbiamo fare una cosa di questo tipo. Apriamo tutto e direi che almeno possono correre via, no? Che si fa? Allora, non andiamo in panico. Manteniamo la calma, ovviamente. Obiettivo, sfoltire l'area, ovviamente. E fare anche un punto di avvistamento. Ma che cavolo? Oddio. Ok. Questa casa potrebbe essere quella perfetta per fare quello che abbiamo in mente. Teniamo d'occhio i lupi comunque, eh? E non mi fiderei molto. Tagliamo un po' di alberi. Vediamo di fare il punto di avvistamento. Tagliamo altri alberi e poi l'ideale sarebbe anche, non so, tagliare gli alberi. Dobbiamo tagliare tutti gli alberi che ci sono attorno al villaggio. Potremmo anche pensare di fare un piccolo incendio controllato. Poi abbiamo fatto anche nel mondo della sfida, no? Giusto per avere più visuale attorno a noi. Il che avrebbe anche senso, no? Perché altrimenti qui sarà veramente difficile sopravvivere, mi sa, eh? Vi ricordo ovviamente il like per questa serie e vediamo ora di darci una mossa, perché tra non molto entreremo anzi siamo già nel secondo giorno, entreremo quindi nella seconda notte in questo mondo. Oddio. Non abbiamo nemmeno un po' di armatura, cioè anzi un po' di armatura sì, dicevo, non abbiamo nemmeno un po' di ferro per farsi attrezzatura migliore. No, dobbiamo fare un incendio qui, un incendio controllato. Serve l'acciarino, serve del ferro. Se ci piace o meno dovremo... Dovremmo quindi andare anche in qualche grotta, eh? Occhi aperti, perché mi sa che non importa molto se giorno o notte qui. Forse di notte è peggio del giorno, sicuramente, ma... Insomma, non diamo per scontato nulla qui. Ok, vediamo un attimo, andiamo di qua. E poi qui dovrebbero esserci delle grotte, no? Aspetta, questa casa non l'abbiamo controllata. Sembra essere tipo la casa del fabbro, no? Che cavolo? No, ok, pensavo fosse una casa un pochino più utile questa. Invece direi proprio di no. Sì, effettivamente dovremmo controllare tutte le varie casette, perché potremmo anche trovare del materiale utile. Allora, vediamo un attimo là, nulla di che. Oddio, dove cavolo sono le grotte? Aspettate, mi sa che erano proprio da dove siamo arrivati, no? Quindi in teoria dovrebbe essere di qua, proprio di qua. Vediamo un attimo, intanto sì, controlliamo le varie casette, se magari, ecco, riusciamo a trovare del materiale utile. Potremmo approfittarne. Casa del fabbro, però, zero chest. Salviamoci il punto di spawn anche, giusto per sicurezza. Facciamo così, va? Uff. Attenzione. Ok, allora, eccoci qua. Da queste parti dovrebbe esserci, esatto, l'area con le grotte. Attenzione ai lupi, ovviamente. Ma attenzione anche qui alle grotte. Villager, non so se è conveniente restare qui, eh? Ok, per fortuna, guarda qua, c'è un po' di ferro. Uno solo? No. Per fortuna non solo uno, però va bene. Questo ci servirà. Piccone, spada, acciarino. Ci servirà anche la gravel, però vabbè, non dovrebbe essere troppo difficile trovarla, eh? Tra l'altro qui la grotta continua anche. Oddio. Sì, decisamente continua.
Ed è tutto molto buio qui. Zombie, eh? Beh, non abbiamo nemmeno tempo da perdere con gli zombie, in realtà. Facciamo così. Non voglio nemmeno addentrarmi troppo. E sapete il perché. Però buono sapersi, eh? Dell'esistenza di queste grotte. Potrebbero chiaramente servirsi, eh? Uff. Attenzione, eh? Sì, forse, sapete una cosa? Converrebbe proprio tenere sotto controllo queste grotte qua. E penso proprio di sì, che sia una cosa saggia. Magari durante la notte, no? Potrebbe essere effettivamente una cosa corretta. Ricopriamo qua un po' di materiale. Vediamo un attimo, eh. Potenzieremo questa casetta, quindi... Ok. Direi di farla semplicemente su... Cioè, senza questo secondo ingresso. Altro mercante? C'è un altro mercante... Oh mio Dio, che cavolo! Andato, mi sa. Oh mio Dio. Attenzione, perché siamo anche vicini al tramonto e si è fatto vedere. Si è fatto vedere per la primissima volta. Era qui, mi sa che ha eliminato anche un villager o qualcosa del genere. Mi sa che è uscito anche da qui. Potrebbe, eh? Siamo già al tramonto. No, 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 ok. Mi sa che la prossima notte qui sarà veramente estrema. Forse è meglio questa come casetta, eh. Non so voi, ma meglio se ci allontaniamo da quella grotta. Abbiamo preso tutto? Beh, c'è qualcosina da prendere. Allora, e dobbiamo organizzarci, eh. E qui, ok, ci avevamo già la scatoletta. Mettiamola. Non abbiamo tanto spazio, eh. Vabbè, mettiamola qui, non ci interessa. Facciamoci delle scale, non troppe. Quante ne escono così? 9, direi che possono bastare. E ok, scaviamo qui sopra. E direi che qui faremo un punto di avvistamento. Non sarà chissà cosa, ma meglio fare attenzione, eh? Ok. Cavolo! Oh mio Dio! Qui... mi sa che le cose si fanno molto serie. Ok. Ma è qui? Questo rumore non mi piace, eh? Questo rumore è proprio brutto. Ok, è finito. Forse si è allontanato? Oddio.
ne manca uno. E tutto sembra essere tranquillo. Zero mostri o pochissimi? E siamo proprio nella seconda notte. Oh mio Dio. Ok, allora. Scendiamo un attimo qua. Craftiamoci. Aiuto. Delle staccionate. Illuminiamo anche qui sopra e diamo un'occhiata in giro, perché temo che questo coso si possa avvicinare a breve. Riusciamo magari a farci l'acciarino? Oddio, non sarebbe una cattiva cosa, eh? Non abbiamo nemmeno la stone, però. Cavolo. Dobbiamo andare alla casetta del fabbro. Blocchi. Attenzione, eh. E fondiamo qui. Tutto tranquillo? Spada, piccone, scudo e acciarino. Ce la facciamo? Ok, non ho messo la torcia là, strano. Ok. Ok, zombie qui. Qualche mostro c'è? Reaper. Qui ci sono le grotte, eh? E l'area anche dove c'erano i lupi. Ci sono ancora i lupi. Non mi avvicinerei per sicurezza, eh? Sembrava essere totalmente diverso comunque da un lupo normale. Però ecco, meglio non rischiare. Ok, andiamo di qua. Tutto sembra tranquillo. Facciamo una cosa. Vediamo di craftarci qualcosa. Abbiamo 5. Vabbè, piccolo dobbiamo fare per forza e... E niente. Mi sa che non possiamo fare altro. La spada non la possiamo fare perché ci serve... Per forza... Per fare l'acciarino, no? Quindi, facciamo così. Vediamo di fare l'acciarino. Ok. Perfetto. E ci facciamo lo scudo, allora. Ho imparato a farlo, cosa incredibile. Obiettivo ora, incendio controllato. Magari partendo da qui. Cavolo. Sta facendo quel creeper? Zombie qua? Ok. Bruciamo tutti questi alberi qui. Ci serve visuale, eh? Attenzione. Passi, ma è un zombie. Perfetto, eh?
Illuminiamo un pochino. Perché comunque i mostri sono un po', diciamo, non tanto frequenti. C'è anche della lava qui da qualche parte. Ok, apriamoci tutto. E c'è una pozza di lava, mi sa, qua sotto. Che cavolo? Oddio. Non allontaniamoci, non allontaniamoci. Veniamo qua. Ok. Andiamo un attimo. Che cavolo? Ah, una volpe. Facciamo una cosa, andiamo tipo nella casetta. Qui sopra avremo una visione migliore, anche perché non manca molto all'alba, ecco. Però tutto tranquillo, eh? Nel senso, non è venuto a darsi la caccia, sembra. Probabilmente ci sta studiando. Se girava comunque da queste parti, di sicuro. Ma sembra essere andata bene. Ok. Non molto ok. E dicevo, durante la prossima giornata in teoria converrebbe dar fuoco ancora a tutti gli alberi, ovviamente. E attorno al villaggio. E ripararci seriamente. Però attenzione, perché si fa vedere anche di giorno. È una cosa un po' più strana questa, no? Quindi dovremmo stare molto attenti ora. Decisamente. Comunque sì, ora è l'alba. Qualche mostro vedete che c'è. Ma nulla di estremo. Dovremmo anche controllare i villager se stanno bene o troviamo qualche altra cosa non molto bella, eh. Però sì, c'è tempo per sistemarsi forse, eh? Ma non troppo. Dobbiamo fare in fretta. Tutto questo ovviamente nel prossimo episodio. Vi ricordo il like, iscrivetevi se siete iscritti, perché nel prossimo episodio ci sarà molto da fare. Dovremo sistemare la nostra casa, punto di avvistamento. Magari prendersi un po' di materiale dalle grotte, anche se è molto pericoloso, almeno un po' più di armatura, no? Una spada, qualcosa di simile per poter sopravvivere. E poi, boh, mi sa che dovremo proprio tentare di sopravvivere. Ci vediamo nel prossimo episodio.